Senta, le chiedo, guardando la classifica e anche l'andamento del campionato, si ha l'impressione che sotto l'Inter, quindi nella fascia media, dal Palermo in giù, ci sia molto equilibrio, perché anche lo stesso Palermo, è vero, ha fatto degli ottimi risultati, però ha scarso equilibrio. E quindi il Parma non sia assolutamente, diciamo, inferiore ad altre realtà. Forse a proposito di personalità e di consapevolezza dei giocatori, c'è anche la difficoltà a recepire questo perché magari si è iniziata la stagione pensando alla salvezza, ripetendo sempre salvezza, salvezza, salvezza. Può essere questa, le chiedo, una delle chiavi di lettura anche di questo difetto di personalità. Io credo che possa essere un aspetto, ma più di quello, più del fatto che si possa continuamente ripetere all'inizio dell'anno dobbiamo salvarsi, dobbiamo salvarsi, dobbiamo salvarsi, credo che sia un po' un retaggio che viene un po' più da lontano, no? E quindi situazioni che uno, un vissuto che uno ha, è chiaro che se uno ha un vissuto di un certo tipo è abituato, come dire, ad essere immerso in quel vissuto e quindi ad avere a che fare con determinate situazioni. Bisogna un attimo togliersi di testa, dalla testa e di mente questo tipo di atteggiamento qui e pensare un po' più in grande, che non vuol dire fare i presuntuosi, ma capire che insomma se alla fine ci si può giocare una partita come abbiamo fatto con la Juve, piuttosto con altre realtà di spessore più importante, lo si deve e lo si può fare sempre, semplicemente quello, senza pensare al discorso salvezza, non salvezza, ma andiamo in campo 90 minuti, giochiamoci le nostre carte per 90 minuti, dal primo momento, dal primo istante della gara, poi dopo le nostre capacità tecniche e fisiche ci consentiranno di arrivare a 65, a 70, a 80, ancora meglio, ma fino a quel punto io devo dare il meglio e il massimo. E non pensare di gestirmi inconsciamente, perché poi uno non è che lo fa con la voglia di farlo, ma inconsciamente, pensando di sì, questi sono bravi, sono forti, quindi cerchiamo di contenerli, no? Al momento in cui pensi solo di contenerli, poi dopo immancabilmente qualcosa paghi e lasci per strada, e poi riprenderla o buttare tutto quello che hai soltanto perché sei sotto di un gol, è tardi, insomma. Ti può anche andare bene, puoi anche riprendere le partite, ma perché non farlo dall'inizio, sullo 0-0, rischiando anche magari qualcosa. Possiamo anche rischiare qualcosa, però rischiando con la coscienza che puoi anche far male agli altri. Una seconda cosa per me, le rivolgo in questo caso magari una delle perplessità che poi viene rivolta anche alla televisione, ai giornali, dal tifoso medio, che magari fatica a capire come mai sia così difficile gestire tre partite in una settimana e quindi ci siano questi problemi di fatica. Le chiedevo magari se può dare una spiegazione. Ma la spiegazione è un po' quella che ho detto poc'anzi, no? È quello, è il tuo vissuto, sei stato abituato a fare questo e quindi tutto quello che va a modificare qualcosa rispetto al tuo vissuto diventa complicato e diventa difficile. Io ho giocato nella mia carriera per diversi anni, domenica, mercoledì e domenica, non è che mi sono ucciso, l'ho fatto e penso di averlo fatto e come me l'hanno fatto in tanti altri. E lo fanno ancora oggi tanti, e quindi questi non sono dei superman, non sono dei superuomini. È chiaro che a livello mentale c'è una proposta diversa, e quindi devi sapere che ti devi gestire in un determinato modo, i ritmi sono diversi, settimanalmente sono diversi, e vanno gestiti con una capacità mentale differente, ma non credo che sia assolutamente così faticoso, perché poi non giochi 90 minuti della gara, ma comunque ti alleni, negli allenamenti qualcosa spendi di più, anche se a livello mentale è più, come dire, più soft, più leggero e più facile da gestire. Però insomma noi dobbiamo crescere in questo senso, bisogna crescere, si può assolutamente migliorare e la testa in questo ha una grande funzione. Grazie. Grazie. A voi.